vecchia casa, era un altro posto. Qui è stata organizzata questa stanza per mettere tutti i suoi ricordi, il letto, i mobili, e quindi c'è anche i quadri antichi del suo tempo, penne, scrivanie, quindi è stato tutto organizzato in questa stanza riservata a lei. Siamo in Ariano Irpino, nel centro storico di Ariano Irpino. Questa casa è originaria dell'epoca del 600, che poi col terremoto del 62 è stata distrutta e ricostruita, e il secondo terremoto anche l'ultima parte è stata distrutta. E quindi adesso è completamente ricostruita e molto diversa da quella originale delle monache benedettine. Musica. Libri suoi. Allora, la storia di questa Madonna stava nell'antica casa delle monache benedettine, che poi è diventata delle suore dello Spirito Santo. E durante il periodo degli anni 60 alcuni bambini l'avevano rovinata e quindi era stata messa da parte. Col terremoto una signora di Ariano se l'ha presa devozionalmente. Poi un'altra suora nostra, Sor Gennarina, è andata alla ricerca perché se la ricordava, e quindi ha consegnato un'altra Madonna più piccola a questa signora e ha riportato in questa casa la Madonna, facendola riparare gli occhi, perché gli occhi erano rovinati.
lui che ci ha dato il nome di Suore dello Spirito Santo. Che insomma ha voluto questa fondazione qui.